Prosegue, lascia i furti nelle abitazioni e all'interno delle autovetture nel litorale Cigritano e in particolare nella zona di Playa Grande, nel Viale del Progresso e in Viale Giustizia. 2 giorni fa è stata presa di mira un'autovettura, una Mercedes di un catanese giunto nella zona per una passeggiata in compagnia di amici. Dopo le numerose denunce pervenute alle forze dell'ordine di furti in abitazioni e in autovetture, 6 solo nel mese di novembre, i carabinieri durante un servizio di controllo 2 giorni fa hanno colto in flagranza di reato 2 giovani rovistati all'interno della Mercedes. Alla vista dei militari, 2 hanno tentato di darsi alla fuga. Uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce tra i canneti, mentre il secondo è stato arrestato. Si tratta di un albanese pregiudicato, disoccupato di 24 anni, residente a Santa Croce Camerina. I 2, dopo aver rotto il finestrino anteriore dell'auto, si sono impossessati di una penna del valore di circa 800 euro, lasciando documenti sparsi all'interno del mezzo. Il giovane albanese era in possesso anche di oggetti atti allo scasso. Il ciclomotore utilizzato dai 2 per gli spostamenti, sprovvisto di assicurazione, è stato sequestrato. Le indagini dei carabinieri proseguono alla ricerca del complice. Il giovane è stato rimesso in libertà in attesa dell'udienza che si terrà il 25 giugno. Le indagini sono in corso, comunque elementi interessanti dal punto di vista operativo.